Pronto, dottoressa Lindsay. Ha un posto pubblico a telefonare. Qua è sporco, passa lo straccio. Domani verrò tardi, sta fino alle 9. Signor Brill, sappia tua che io... Tua madre non morrà se rientrerai un paio d'ore più tardi, allora... 40, 50. Tu vali, Beverly. Cosa? Io qua devo lavorare fino alle 5, non alle 9. Oh, Cristo, tu sei proprio... Una persona! Una persona unica. E lei... Invece è meschino, è gretto, è un bifolco e per di più le puzza il fiato e se lo lavi da sé il suo schifoso pavimento, perché io vado a coltivare l'amicizia? Sei licenziata, ti sbatto fuori. Non mi sbatte fuori, sono io che me ne vado. Saprei io come trattarti. Ti ho assunta solo per riguardo a tuo padre, ma lui è morto e tu sei licenziata. Tu dovevi crepare al suo posto. Aspetta. No, no, ferma, ferma. Non dirmi che l'hai piantato. Ti ha licenziata. Non mi ha licenziata. Ora dovrò strusciare con la lingua i suoi piedacci per farti riassumere da lui. Ne facessi mai una giusta, tu? Ma che? Neanche morta. Sono stata per tutta la mia vita una completa nullità. Ma ora sono cambiata. Perché sono una persona che vale. È tutto il pattume che quella donna sforna alla radio? Lei non sforna pattume. Mi ha fatto... Ella sa benissimo che sei pazza. Questa è una bugia. Ah, pulisciti il naso e dammi la lozione. Questa ormai è vuota. Alla dottoressa Lindsay importa molto di me. Mi vuole felice in quanto è una mia amica. Sicuro. Come io e la regina d'Inghilterra siamo pappa e ciccia. Ho bisogno della lozione. E anche dei programmi TV, ti muovi! Che diavolo aspetti? È la bombola dell'ossigeno! Questa è finita! Pat, mi hai sentito? Qual è il tuo desiderio più forte in questo momento? Mi manca l'aria! Avere del tempo da passare insieme a te. E non avere l'aria da curare. Una piccola svolta apre grandi orizzonti. Aspetta. Dove diavolo sei finita? Ho bisogno di avere subito l'ossigeno. Corri, ne ho bisogno. La bomba. Così va bene. Per l'amor di Dio, Pat. Pat! Porta l'ossigeno. Dire addio ai propri cari non è mai facile. Ma tua madre, tu l'avrai sempre nel cuore. Soffoca, aiuto! Siete la gola secca. Vieni subito. Sto morendo. Sei una pelma, sei feroce. Non mi puoi abbandonare. Beth! Non posso più usare le mani. Ah.
Ce ne andiamo?